Buongiorno, buonasera, qui Shadow Yoshi. E mentre grindavo ho deciso che era il caso di mostrare almeno l'evoluzione di Firo. Quello che intendo fare. Ah, ma dai. Oh, dovrebbe evolvere ora. Ok. Voglio vedere come shiny Firo, non l'ho mai visto, credo. Mii, che bello! Che figata! Ok, ora abbiamo Firo. È molto bello. Come vedete ha un attacco immenso. E ha sicuramente la forza d'attacco più alta di tutti i miei Pokémon. Sempre che quelli evoluti per ora sono tutte pippe. Inoltre al 19 ho imparato inseguimento. Ci farà comodo, in teoria. Vediamo come va. Allora, adesso vado a curarmi. Sentite dei suoni strani nel mio cellulare, ignorate. Allora, entriamo qua dentro. Ora, questo è un posto particolare pieno di oggetti. Io tengo Pikachu davanti. Ok, questo no. Controllo tutte le stanze perché non mi ricordo. Tutto il mondo. Ok, brava. PJ, ok. Qua gli allenatori sono... Dai! Oh. Nidoran. Dicevo, gli allenatori qua sono tanti, quindi... Vado di speed up. Breccia. Questa è una buona TM. Ah, questa per la cronaca è fossa. Come vedete, è una mossa lotta molto potente. Io la tengo da parte nel caso in cui Mankey la impari per conto suo, cosa che non penso sia possibile, ma non si sa mai. Avrei Hydro Pulsar, ma lo tengo da parte anche questo. Tanto War Turtle non è un Pokémon necessarissimo. Nidoran. Che diavolo era? Hai già incornata, brutto bastardo. Ok, quell'altra non ci combatte. Allora, nella sesta porta c'è questa tipa che ci fa curare tutti i Pokémon. Quindi non è un problema. Di qua cosa c'è? Niente. Qua non c'è niente. Qua non c'è molto da dire in realtà, perché questo è più un luogo per allenare Aya, per allenare Pikachu se si è in grado. Inoltre si fanno, non so, inoltre si fanno parecchi soldi qua dentro, mi sembra. C'è questo tizio, mi sembra che abbia un tipo fuoco questo invece. È un po' che non si vede War Turtle, quindi divertiamoci con lui. Ok, andiamo fuori. Andiamo prima di sotto. Ah, qui controlliamo il cestino, troviamo un'iperpozione.
sì, forza, ok. Super, un'altra pozione. Questi sono tutti marinai, quindi è il caso di usare un tipo erba o un tipo elettro. Per non avere troppi problemi. Perché ho usato un'onda? Schianto. Ah. Beh, non uso mai ruggito, quindi perché no? Abbiamo Shelder, Tone Shock. Ecco, Tentacool è normale che non gli leviamo niente, per il semplice fatto che è un muro speciale tra di quelli veramente temibili. Non so neanche se è reperibile in questo, in questa versione. Dovrò vedere. No, perché sei vissuto? Teniamo su, andiamo a curare. Aumentare di livello il Pikachu ora mi fa comodo, diciamo. Perché sarà coinvolto in uno scambio più avanti. Ehi amico, parlami. Oh madonna. Ah, mi avvelenano sempre subito. Stario. Riposo. Giù in fondo. Abbiamo un paio di tizi. Sì, dai, andiamo avanti così. Come livelli gli altri sono a posto. La prossima cattura che devo fare poi è per la palestra. Bastardo! Vai via. Ora Pikachu non evolverà, perché serve una pietra tuono, però è proprio la pietra tuono che mi interessa a me. Proprio Raichu che mi interessa a me. Per lo scambio. Ah, è a movimento sismico. Ok. Più di livello alto è, meglio è per me. Personalmente. Perché è così che funzionano gli scambi in questo gioco. Quando si scambia, il Pokémon che ricevi è del livello del Pokémon che hai dato via. Andiamo qui. Ci sono due o tre persone da combattere qui. Tentacle, va bene, stiamo dentro. Poi te no? Te? Sì. Sono un po' di macho prima. Non sono un problema. Aia. Shelder. Sì, stiamo dentro. No, tu no. Tu no. Tutto appena affrontato. Ok. Andiamo avanti. Da che parte dovevo andare prima? Di qua. Se si entra nelle cucine ci sono alcune cose da trovare. C'è la Mega Ball. Poi frugando tra i cestini si trovano un po' di bacche. A proposito di bacche, in previsione di quello che mi aspetta, credo che darò a Firo questa. Allora andiamo a curarci velocemente. Ehi,
Ah sì, Snorlax. Lo vedremo molto presto. Guarda cosa ho pescato. Cosa hai pescato? Il Goldeen. Che me frega a me dei Goldeen. Au. Ma guarda, un tentacle con poca difesa speciale. Quanta sfiga devi avere per non avere difesa speciale. Bisogna che anche questa piante tipi fuoco. Ah no, balle, 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 fuori. Au. Polvo stella, un'altra cosa che possiamo vendere per avere soldi. Qui c'è nulla, qui c'è nulla. Questo non ci danno niente. Andiamo avanti. Qui sono due incontri. Fate. Di solito hanno i tipi normali. Questi tipi. Questi tipi. Abbiamo Pikachu, ok. Colpo karate. Bastardo, no, dai. Non fare così. X non ci servirà. Per me è altro denaro, diciamo. No, è questo il tizio con i tipi fuoco, mi sa. Fatti. Che nome di ML è, Luca? Cosa? Come ti permetti? Bonita. Ok, dovremmo aver finito. Dobbiamo solo fare un'ultima cosa, giusto? Sì, qui non c'è niente, qui non c'è niente. Ok, vado velocemente a curarmi. Dobbiamo andare ad affrontare Gary lo scassacazzo. Come siamo messi a tempo? 12, ok, dai. Ovviamente siamo ancora di fronte a un PG8. Stavolta faccio tua onda però. Oh, cazzo. Ok, non serve. Fuori uno, buono. Non Raticate, farò Iperzan, spero di essere più veloce di lui. Aia. Cazzo, più veloce, merda, 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 merda. Iperzan è una cosa tremenda, ragazzi. Abbiamo un Kadabra. Io scappo, perché non voglio avere a che fare con un Kadabra. Credo che andrò di Wartortle. I Kadabra sono terrificanti. Ovviamente devi crittare, pezzo di merda. Ok, abbiamo un Ivisar. Ho Firo apposta. Così se provo ad addormentarmi posso semplicemente... sì. Sì, ti piacerebbe. Addio. Sì, maestro di taglio, lo so. Come fa un capitano di una nave ad avere il mal di mare è... Oltre la mia comprensione. Sì, grazie, taglio. E qui abbiamo finito. Possiamo uscire. Addio. E così accelerato. Devo farmi un mazzo tanto. Solo perché accelerato, mamma mia. Ok, allora, cosa abbiamo qui? Allora, vediamo come siamo messi. Allora, manca poco. Quello che intendo fare adesso è
prendere qualcuno qui dentro nella grotta Diglett. Chissà cosa prenderemo. Non male, è di livello abbastanza alto. Cazzo, troppa arena. Ok. Speriamo di non ammazzarti. Per poco. Il Diglett ci farà senza dubbio comodo. Anzi, è probabile che posso semplicemente prendere il Diglett così com'è e portarmelo in palestra. Ed è quello che farò, credo. E ne ho beccato uno con trappo arena, quindi non possono scambiare. Ok. Beh, mi servono due cose. Mi serve Miao. Perché conosci. Perché può imparare taglio. Firo non mi servirà. E poi mi serve il Diglett per solarmi l'intera palestra. E non mi servirà Butterfree. Sono tipi volanti e non è il caso di portarli in una palestra elettro. Ok. Per ora è tutto. Anzi, beh, mentre insegno taglio, dico che per ora è tutto. Io sono Shadow Yoshi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace o iscrivetevi al mio canale. Detto questo, per ora abbiamo concluso. Perciò ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bella!